Ricadute positive perché la legge di stabilità affronta la ripresa economica che c'è e che va irrobustita con interventi a favore dell'impresa e del lavoro innanzitutto. Penso al 140% di ammortamenti per gli investimenti, penso alla riduzione al 60% delle tasse per chi investe, della ristrutturazione energetica delle case, penso al fatto che abbiamo tolto l'IMU agricola o la tassa ingiusta sui capannoni e così via, ma penso anche al fatto che chi assume ha uno sconto fiscale del 40%. Dall'altro lato i comuni sono avvantaggiati dalla fine del patto di stabilità e quindi possono investire le risorse che avessero accumulato, che prima invece erano bloccate, e infine un intervento anche sul sociale, perché se c'è una ripresa economica e lasciamo indietro troppa gente, questo è ingiusto e sbagliato, ed ecco l'investimento di 600 milioni quest'anno e 1 miliardo il prossimo anno per affrontare il grave problema della povertà. Sì, le province sono molto esposte perché nella trasformazione in atto hanno avuto il problema di ridefinire le loro funzioni assieme alle regioni. Noi abbiamo rifinanziato sia le città metropolitane che le province in una parte importante che gli consente di affrontare il 2015 con una relativa tranquillità. Certo, stiamo già lavorando in questi giorni, abbiamo nuovi incontri per poter poi queste risorse applicarle in modo tale che consentano davvero di vedere la fine del tunnel, anche perché questo è il primo anno nel quale lo Stato, dopo molti anni, non fa nuovi tagli agli enti locali.